attraverso quale comunicazione? La parte emotiva prende sopravvento quando vengono attivati, diciamo, i sette parametri, no? Di cui parlavamo, i sette parametri, salutiamo anche Pink. Quando noi attiviamo questi sette parametri distribuiti in ogni area, la parte emotiva prende sopravvento sulla parte logica e quindi la persona entra in compulsione. Compulsione cosa vuol dire? È che fa delle cose che non vorrebbe fare. E esattamente la stessa cosa che accade quando una persona mangia e non vorrebbe mangiare, quando una persona beve non vorrebbe bere. Non è la parte logica a quel punto lì che gestisce la sua vita, ma è la parte emotiva fondamentalmente. È ovvio che le persone, poi le donne, molte donne sono stupide, no? Pensano che parlare con un uomo sia parlare, diciamo, parlare a livello logico. Non si tratta di parlare a livello logico, non è che devi parlargli della produzione di pecore di lana merinos. Quando io parlo di comunicazione non intendo assolutamente a livello logico-razionale, intendo, certo, la parola diventa uno strumento, non diventa un fine. Io attraverso la parola produco emozione, produco emotività. E quindi ci sono una prima linea, diciamo, no? Io devo capire quali sono le aree sensibili di questa persona. Devo capire quali sono le aree sensibili di questa persona. Non si tratta di dire stronzate o di non dire stronzate, si tratta di capire dove risiede il turbamento, se io voglio generare ossessione. E ci sono sette aree che devo andare a toccare, che devo andare a sviluppare. Ovviamente ci sono poi delle strategie per farlo. Ad esempio l'utilizzo della comunicazione ipnotica, l'utilizzo della comunicazione ipnotica è molto importante e noi possiamo utilizzarla. Molte donne sono stupide, non è tanto carino, vabbè non è tanto carino, ma non dobbiamo mica dire solo le cose carine, no? Cioè non è che dobbiamo dire le cose carine e le cose non carine, molte donne sono stupide perché, come anche molti uomini ovviamente sono stupidi, perché non sanno gestire la seduzione, no? Si accaniscono, io voglio Mario, io voglio Mario, ma la stessa cosa mutatis mutandis non è una questione di genere e di sesso, vale anche per gli uomini che si accaniscono magari su una donna, per dire, no? Esprimono praticamente il loro bisogno, esprimono quella che è la loro esigenza. Allora, se tu esprimi quella che è la tua esigenza, ha ragione Massimo, ma tu puoi condividere, a me che cazzo me ne frega di quello che condividi? Cioè, allora, è stupida nel senso che non riesce a raggiungere il risultato, ma anche gli uomini sono stupidi e non solo le donne, perché si accaniscono su delle cose che non riescono a gestire fondamentalmente. Questo è un concetto fondamentale da tenere presente. Imparate a gestire le cose e non siete stupidi. La stupidità, diciamo, è il contrario dell'intelligenza. E l'intelligenza che cos'è? È la capacità di saper gestire le situazioni. Se una persona non sa gestire le situazioni, è il contrario in quel frangente lì, e poi magari da un'altra parte è intelligentissima, ma in quel frangente lì praticamente si comporta in modo stupido. Allora, quindi come dobbiamo fare per sedurre, per conquistare? Intanto dobbiamo, diciamo, mettere in atto delle strategie, cosa significa? Significa far ottenere, diciamo, ma io non ho detto tutte le cose, mica ho detto che tutte lo sono, io non ho detto tutto, ho detto, ma allora ragazzi, sentite che cazzo volete, non ho detto tutte e nessuno, per me sono due cose che non esistono, per me esistono molte o poche, e comunque se volete fare domande fate l'abbonamento. Allora, quindi cosa dobbiamo imparare a fare? Dobbiamo imparare a comprimere l'emotività. Allora, ci sono sette aree che dovete prendere in considerazione. Diciamo, le aree che dovete prendere in considerazione, quali sono? Le aree dove ci sono delle emozioni compresse, perché se tu vuoi generare ossessione in un uomo, devi innescare dei meccanismi compulsivi.
Il meccanismo compulsivo nasce quando tu riesci a tirare